Quesito 1 della simulazione di prova d'esame del MIUR del 12 gennaio 2017. Dimostra che questo è il campo B da generare dentro un solenoide senza materiale all'interno affinché l'energia immagazzinata nel solenoide sia U. Poi c'è da calcolare la corrente elettrica necessaria a generare questo campo B e dà tutti i valori del solenoide e dell'energia accumulata all'interno. Sappiamo che un solenoide percorso dalla corrente I, in questo caso gira in questo modo, produce all'interno un campo B che è dato da questa formula, dove nel caso generale va aggiunto, moltiplicato, μr, la permeabilità magnetica relativa del materiale che eventualmente è all'interno del solenoide. In questo caso μr vale 1 perché non c'è nessun materiale all'interno del solenoide, c'è il vuoto oppure c'è l'aria che alla fine è un po' come se fosse il vuoto perché la permeabilità magnetica relativa dell'aria praticamente vale 1, come quella del vuoto. Sappiamo anche che dentro questo campo elettrico, magnetico, si accumula energia che è data da questa formula qua e la sua densità per unità di volume, cioè quanti joule al metro cubo, più realisticamente quanti joule al centimetro cubo o al millimetro cubo, questa densità spaziale di energia è data da questa formula qua, dove si vede che l'energia effettivamente è accumulata nel campo B. Noi dobbiamo dimostrare questa formula, che si trova immediatamente come formula inversa di questa, cioè l'energia magnetica accumulata per unità di volume si accumula nel campo B, basta fare la formula inversa e si trova quella richiesta dal quesito. Calcoliamo l'intensità di questo campo B andando a sostituire i valori indicati dal questionario, e quindi un volume di 20 centimetri cubi e una energia immagazzinata magnetica di 1,5 mJ. Dal calcolo il campo B ha questo valore qua. Qui vediamo le unità di misura che portano al risultato Tesla. Infatti newton su ampere quadrato, joule su metro cubo, al posto di joule newton metro, e con semplici semplificazioni abbiamo newton su ampere metro Tesla. Il motivo per cui abbiamo calcolato il campo B è che adesso, conoscendo il suo valore, possiamo invertire la formula del campo B generato dalla corrente I per trovare la corrente. Quindi la formula inversa, andiamo a sostituire il valore di B che abbiamo appena trovato, la lunghezza di 5 cm del solenoide, le 500 spire, e troviamo 1,09 A. Questa è la corrente che genera questo campo B, e questo campo B è quello che fa accumulare dentro il solenoide una energia magnetica di 1,5 mJ. Un punto di debolezza della nostra dimostrazione di prima, di questa formula, era che abbiamo dato per scontato che la densità di energia magnetica immagazzinata nel campo B sia data da questa formula. Questa formula andrebbe dimostrata a partire da quest'altra. Qui è presentata la dimostrazione. Si parte dalla definizione di densità spaziale di energia magnetica, che è tutta l'energia accumulata dentro il solenoide diviso il suo volume. Il suo volume è area di base per lunghezza del solenoide. Poi al posto dell'induttanza L, attenzione a non confondere l'induttanza con la lunghezza del solenoide, L maiuscolo, L minuscolo. L'induttanza L sappiamo che è data da questa formula, che perciò andiamo a sostituire qui. Lo facciamo perché noi vogliamo ricavare, a partire da questa formula qua, vogliamo ricavare quest'altra, quindi l'induttanza deve sparire nella dimostrazione perché nella formula finale non c'è. E poi deve sparire anche la corrente elettrica, al suo posto deve comparire il campo B. Allora l'altra sostituzione da fare dopo l'induttanza è far sparire questa corrente elettrica esprimendola in funzione del campo B, I in funzione di B, quindi con la formula che abbiamo visto prima, cioè l'inversa di questa. Allora andiamo a sostituire questa quantità al quadrato, I alla seconda, e facciamo tutte le semplificazioni, quello che rimane è un mezzo, mi0 mr, B alla seconda. Quindi abbiamo dimostrato che come si passa dall'energia magnetica totale all'interno del solenoide alla densità di energia magnetica per unità di volume. Qui propongo un altro procedimento per calcolare l'intensità della corrente elettrica che veniva 1,09 A.
Prima l'avevamo ricavata con questa formula conoscendo il campo B, che era questo valore qui. E infatti penso che questo qua sia il procedimento più semplice per trovare la corrente elettrica. Però si può ricavare la corrente elettrica anche direttamente da questa formula, cioè invertendo questa formula qua e ricavando I. Quindi partiamo da questa formula dove sappiamo che questa energia immagazzinata è 1,5 millijoule. Formula inversa, ricaviamo I. Ci serve però di calcolare l'induttanza del solenoide. Allora utilizziamo la formula dell'induttanza e però nella formula compare l'area delle spire. L'area delle spire non la conosciamo, ma la possiamo ricavare invertendo la formula del volume, che è area di base per lunghezza del solenoide. Tra l'altro, non l'ho detto prima, ma volume l'ho chiamato vol e non V maiuscolo come fa il Muir, per non confonderlo con il potenziale. Dunque, cerchiamo l'area delle spire dividendo il volume per la lunghezza del solenoide. Quindi troviamo 4 cm quadrati l'area di ciascuna spira. Andiamo a sostituire questo valore qua, quindi qui, insieme a tutti gli altri valori, troviamo 2,51 mH, che è un valore ragionevole per un solenoide che non è riempito di un materiale ferromagnetico, ma che è riempito d'aria, per esempio, e quindi ha un'induttanza non amplificata. Vediamo l'unità di misura, newton per metro, che fa joule, diviso ampere quadrato. Joule su ampere quadrato è il Henry. Ora che ho calcolato l'induttanza, 2,51 millihenry, la vado a sostituire nella formula di prima, quindi 2,51 millihenry sotto e l'energia immagazzinata 1,5 millijoule. Il risultato è lo stesso di prima, 1,09 A. L'unità di misura, molto semplice, joule su henry, sotto radice, ma henry è joule su ampere quadrato, quindi alla fine rimane ampere. Prima avevo dimenticato di mostrare le unità di misura che vengono fuori da questo calcolo. Tesla metro diviso newton ampere quadrato torna al numeratore. Al posto di Tesla, newton su ampere metro, il resto lo ricopio, semplificazioni, rimane ampere.